pracy trzeba fare, il sindaco di Faenza spinge fortemente questo Lozano a chi muri, vi spiego, e l'impressione è che i sindaci degli altri comuni del distretto, obtorto collo, forse con forte pressione politica, si stiano allineando a una decisione già presa in altre stanze. Allora, noi su questo, io al sindaco lo so, le avevo detto, siamo disponibilissimi a fare una battaglia a politica trasversale con le associazioni, non ce ne può fregare di meno. Cioè, noi siamo, cioè non se ne percepisce neanche in prospettiva un chiaro vantaggio. È un po' come la storia delle idee dell'Unione. Prima andiamo a capire dov'è il buon motivo, se c'è il buon motivo lo andiamo a fare. Cioè, su 100 persone l'altra sera a casa al centro non l'ha capito nessuno. Mi spiego, perché è tutto sul se, sul fo. Allora, l'imposizione della regione per me è inaccettabile, ma non perché è governata dalla maggioranza, non mi interessa anche questa. Cioè, è il principio. Cioè, io ho deciso di avere un modello, il modello è quello, appunto, dovete entrare nello schemino del modello, indipendentemente se è il vostro distretto, c'è un vantaggio o non c'è un vantaggio. Ma sulla base di che cosa? Di che principio di libertà? Ma soprattutto su quale principio di efficienza viene fatta questa imposizione? Allora, tant'è vero, come è stato detto a caso, e non ho dubbi di dubitare che risponda a verità, che comunque queste perplessità sul modello della legge regionale stanno nascendo anche in altri distretti. Ad esempio in Lughese c'è una forte mossa del Lughese e chiederanno alla regione forte modifiche su questo testo di disegno di legge. Allora, fanno sintesi del Lughese, non posso fare neanche sintesi di Tetto Valentino. Sì, cioè rimettendo in discussione anche le scelte già fatte dalla regione con la legge di recepimento del DPCM 90, per cui ad esempio nel Lughese, ripeto, ragionamenti che stanno venendo fuori anche dai partiti di maggioranza, quindi non ne faccio un discorso di schieramento politico, si sta iniziando, proprio perché c'è un problema del distacco dal territorio, cioè l'elemento più grave che emerge è quello del distacco dal territorio, mi spiego? Cioè, per cui ci sarà un calo che porterà a diventare zero delle donazioni che comunque a Castello a caso ci sono state anche nell'ultimo anno, cioè nell'ultimo anno ci sono esempi concreti di donazioni non indifferenti sul piano anche del valore, mi spiego, e ci sono state anche a caso e ci sono state anche a Castellonese, ma questo è dipendente, fortemente dipendente dal fatto che i cittadini sentano vicina la struttura nello spostamento su una gestione centralizzata con Barecento a Faenza, questo sarà un effetto negativo da questo punto di vista. Allora, visto che facciamo un ragionamento di calo di risorse in prospettivo, cioè di dover erogare gli stessi servizi con un problema di chiarezza di soldi, il patrimonio derivante dalle donazioni diventa sempre più rilevante di poter disporre in modo continuativo anche per il futuro di questa cosa qua. Ripeto, su questa scia qua il mondo del Lughese, ripeto, trasversale, maggioranza compresa, sta richiedendo alla regione di rivalutare l'esperienza, ad esempio, almeno parzialmente, di sole condizioni delle fondazioni, proprio perché permettono di rimanere strettamente legate al territorio locale e non vivere questo problema. Cioè, faccio un esempio, mi spiego. Per cui io chiedo a nome del nostro gruppo, cioè che uno delle forze di maggioranza, questo che siete in Consiglio Comunale e di minoranza o opposizione, come lo vogliamo chiamare, cioè che prendono un impegno forte di difesa dell'autonomia delle due SP. Perfetto, se siete d'accordo con la regione, nessun problema. Cioè, quantomeno usiamo il canale, e lo dico pesantemente, il partito di maggioranza relativa, che ha la possibilità in modo costruttivo di dialogare con la regione e di capire se ci può essere un'apertura che può essere delle deroghe da valutare in loco dove sussiste delle... cioè è chiaro che se siamo in presenza di una sfasciata, una che ha i numeri di patrimonio e quant'altro, l'unico modo è come con le banche di salvare è quello di cacciarle insieme, ma non ci troviamo di fronte a questa situazione, cioè non si percepisce, cioè c'è soltanto una volontà di accertamento del potere in una scatola sola. E allora, cioè, questo è troppo poco. Cioè, io non so come spiegare ai cittadini, voi forse voi troverete validi elementi per spiegarlo. Ecco, nella lunga riunione di Casola, comunque vedremo giovedì, io ho detto agli organizzatori, anzi mi sono messo tra gli organizzatori del comitato presunto tale Castellano, se ne parlerà anche perché verranno gli esponenti, ci saranno Rinaldi Cedoni, ci saranno altri esponenti anche tecnici che ci possono dare dei numeri e dei dati, ecco. Però attenzione, cioè, io chiedo alle forze
e al signor sindaco di fare una forte battaglia in difesa dell'autonomia della nostra SP, perché ci sono secondo noi buoni motivi per farlo. Adesso prendo la parola al consigliere, aggiungo qualche altro elemento di valutazione, così potete avere un, diciamo, in generale un parlato concreto di informazione. Allora, riguardo Lucchese, il caso specifico Lucchese, ci sono 9 comuni che hanno comunicato, quindi non è uno delle altre in questa parte di discussione, ma è altro, capisco la fondazione, capisco il consiglio di amministrazione che in questa legge non è previsto. Ci sono alcuni elementi che secondo me sono importanti, adesso lo do con informazione, cioè che cosa sta succedendo da qui a qualche anno, cosa succederà? Succederà che, se i cristiani lo sanno, la nostra ASP preferisca un medico che ha circa il 40% delle quote, il 42% ce l'ha circa, si viene il 18% circa sarà a casa da sé. Sono state fatte alcuni anni fa delle scelte territoriali, quindi alcune realtà locali hanno scelto di mantenere la gestione diretta dei servizi, altri invece hanno deciso di darla esternamente. Nel caso specifico della nostra ASP, l'unica sede che verrà gestita in maniera diretta da parte stessa sarà la sede che sta Bolognese. Bisogna nel caso hanno scelto di esternalizzare l'attività, quindi questa verrà conferita, cioè il servizio sarà sempre quello, sempre gestito dal pubblico ovviamente, però l'attività vera e propria la farà l'azione. La stessa Faenza ha fatto una scelta di questo genere, mantenendo solo la sua nome. Che cosa succederà qui a qualche anno? Questo percorso si chiama accreditamento, abbiamo discusso e questo viene fatto a livello regionale. Succederà che i bilanci delle nostre ASP si dimezzeranno almeno, questo come primo elemento, per cui dimezzandosi e dovendo mantenere un certo numero di dipendenti amministrativi, diciamo che diventeranno, anche se la nostra si è stata gestita in maniera ovulata, abbiamo capitali importanti come quelli di Faenza, non ci saranno più le condizioni, perché la nostra fattura è circa 6 milioni di euro, si porterà circa 3, noi abbiamo 6 persone, diciamo, amministrative che sono calcolate sulla mole di attività sulla nostra, e questo sarà un grosso problema. Ricordo anche che la nostra ASP quest'anno ha avuto un utile di circa, se non ricordo male, circa 180.000 euro, di cui 360.000 provengono dalla gestione oculata del patrimonio che abbiamo. Parlo sempre di 3 realtà, cioè qui non c'è solo questa Bolognese, ci sono altre 3 comunità. Quindi questa è servita la mancanza di circa 180.000 euro a tenere contenute le rette, fare un da cambiere all'attività, al costo che a livello, come dire, possono sembrare alte come tariffe, però
vedendo dal panorama, come dire, il privilegio che il sottoscritto ha di avere informazioni, di avere una visione complessiva a 360 gradi, anche un po' in anticipo, io penso che nel 2012 pensare di poter mantenere a lungo un'ASP indipendente del territorio nostro, che come era stato attuale, in futuro non avrà le condizioni, perché non sono previste a sapere di nessuno delle riprese economiche importanti nel nostro territorio precario nazionale e regionale. Le risorse saranno sempre, quindi, da pensare inferiori. Quel percorso di affidamento che si sta facendo determinerà, perché le altre comunità hanno fatto con i nostri soci, hanno fatto delle scelte diverse dalla nostra. Quindi, per tutta una serie di equilibri, mantenere le cose così nel tempo penso che non sia possibile. Il discorso della tempistica invece è assolutamente, non dico calcolata, ma proposta non perché questa amministrazione ha solo nel suo programma elettorale una prevista questa, anche perché per meglio tutelare gli interessi delle nostre comunità mi sembra opportuno prendersi del tempo, perché in questi mesi si parlerà di sede, si parlerà di tante cose, per cui di patrimoni, cose molto sensibili alla nostra comunità. L'ASP fa il suo ruolo dal punto di vista del bilancio, ha un bilancio positivo della nostra, ha un patrimonio decisamente superiore. Molti dubbi ce li hanno anche gli amministratori di Solaro Faenza nella gestione di questi anni, perché effettivamente hanno potuto notare che si poteva fare di più e di meglio probabilmente. Però per quello che posso vedere io, dalle informazioni che ho ad oggi, pensare in futuro un'unica costruita in un certo modo sia un percorso, tenendo conto, ripeto, delle piccolità dei nostri territori, degli interessi, della storia, sia importante. Poi le persone presenti a Paolo Castellanti, che sono citati prima, rappresentanti del Partito Democratico, sono presenti a titolo personale, ovviamente, anche perché saputo ai primi di dicembre, anzi un po' prima, che c'erano questi percorsi a livello regionale ed altri, noi qui in Castel Bolognese, chiaro che la minoranza in questo caso non è che è stata invitata a queste assemblee, ci siamo trovati più volte, abbiamo fatto almeno un incontro all'interno del Partito Democratico, all'interno delle coalizioni, chiaro, capisco, ci sono dubbi, perplessità da parte di tutti, cioè non è che sono tutti entusiasti per fare questo percorso, però noi ne abbiamo parlato, alcune di quelle persone che citava lei non c'erano, per cui però un po', come dire, non erano presenti, quindi con le informazioni che ho dato qui, o che ho detto quella sera, che abbiamo detto quella sera, non c'erano, per cui penso che non siano andati, siano presentati a caso all'assegno in rappresentanza del Partito Democratico o di altre forze politiche di Castel Bolognese, perché francamente, come dire, è sicuramente inopportuno andare a rappresentare delle forze politiche senza avere la delega, che non essere stati presenti in nessuno, le persone giustamente dicevo che erano poca, non so sicuramente più di due o tre, però queste nessuno erano presenti, di conto che abbiamo fatto nonostante cose limitate, poi dopo che si presentino a nome di forze politiche in un altro comune, sinceramente mi sembra un po' perplesso, comunque perché noi siamo assolutamente disponibili, infatti il percorso di gruppi di lavoro, chiamati come preferite, per tenere conto, ribadisco, degli interessi della nostra comunità, visto che i tempi che sono stati presi sono mega lunghi, perché si parla di almeno un anno e mezzo, penso che ci possano essere tutte le condizioni, questo è un po' quello che volevo aggiungere. Quindi quando mi chiesto l'ho detto, c'è una pubblica, loro sottolineano l'aspetto della fondazione e l'aspetto del consiglio di amministrazione. Per la legge regionale